Sei conciato, non potevi cambiarti. Senti, se ti chiedono chi sono, tu di che non mi conosci, va bene? Ho preso 24, ce l'ho fatta. E io? Vediamo un po', Fasser, 30 e lode. Non è possibile. Ti meravigli, Francesca. Ma dai, se sapevi tutto. E poi che ti frega dell'opinione degli altri, sì, mamma? Certo, come no. Buongiorno. Allora, Francesca, sei contenta? Ah, moltissimo, signora. Lui è Nicola, mio figlio. Nicola, ti presento Francesca Fasser e Angela Rossetti, due mie allieve. Ciao, Nicola. Ciao. Molto piacere. Io vado avanti, eh. Ci vediamo giù. Francesca, se vuoi possiamo darti un passaggio. Ah, grazie. Non vorrei disturbare. Ragazzi, ma proprio sulla mia Mercedes. Chi te lo sciupa questo bidone? Mi dici che ti interessa a parte la letteratura? La letteratura? Scrivo, o almeno ci provo. E i tuoi che ne pensano? Mio padre mi incoraggia molto, dice che si può riuscire solo in ciò che si ama. Hai sentito, mamma? Esistono anche genitori che incoraggiano i propri figli a fare ciò che sentono. Oh. E tu invece cosa fai? Secondo mio padre dovrei fare l'avvocato anche se non ne voglio. Nicola, ti prego. Te la passi mica male, eh? Grazie. Ciao. Ciao. Ma cosa fa il padre?
È Giovanni Fasser, l'editore. Ah, è carino, ti piace? È la migliore allieva che abbia mai avuto. È brillante, intelligente ed è molto avanti con gli studi. Ma che brava ragazza! Ah, eccoti qui. Bene, benissimo. Vittorio, è successo qualcosa? Domandalo a tuo figlio. Allora non dice niente? Cosa c'è? Che vuoi? Che ho fatto che non va? Cambia tono quando parli con me. Rispondi quando vieni interrogato. Sì, vabbè. Ma che è un processo? Se ti devi ripassare la tua parte di giudice, fallo con qualcun altro, per favore. Ti prego, non fate così. E va bene, grand'uomo. Allora di a tua madre come è andato l'esame. Gliel'ho già detto. Mi hanno bocciato. Non ho studiato abbastanza. Non hai studiato abbastanza? No. No, mio caro, tu hai fatto di peggio. Tu non hai neanche comprato i libri. Ti sei preso gioco di noi. Vuoi spiegarmi, per favore? Sono andato a informarmi alla facoltà. Mai mi sono sentito tanto umiliato. Ma che cosa ha fatto? Non è stato bocciato, Silvia, perché non si è mai presentato agli esami. Non sanno neanche che faccia abbia Nicola Brentano all'università. Dai, mi avrebbero bocciato comunque, papà. Oh, su questo non c'è alcun dubbio. Ecco, mi piacerebbe sapere che cosa pensi tu tutto il giorno, che cosa fai. Lo sai benissimo cosa faccio. No, non lo so. Ma sì, i corsi di moda. No, no, i corsi di moda io non li voglio neanche sentir nominare. Appunto. Ma cosa c'entrano i corsi di moda con la tua vita, il tuo futuro, il tuo lavoro? Che cosa c'entrano? Questo vorrei sapere. Papà, adesso sta a sentire me, va bene? Ho 22 anni e sono maggiorenne. Maggiorenne, sì. Ti chiedo soltanto di darmi una possibilità, una. Voglio dimostrarti che io in questa cosa ci credo e che posso riuscire a fare quello che voglio fare, quello che mi piace. Riuscire? Ma che cosa intendi tu per riuscire? Confezionare abiti con gli stracci? Dedicare la vita a cose futili e senza valore? Cerca di capirmi, papà. Io non sarei mai stato capace di fare l'avvocato e neppure il magistrato. Dovevi laurearti comunque. Questo era l'accordo. E gli accordi si rispettano. Sentite, basta con i melodrammi, Papà, ascoltami. Sono 2 anni che frequento il corso per diventare stilista. Stilista, è chiaro? Fra 3 settimane mi danno il diploma. E poi devo fare un anno di perfezionamento e uno di pratica. Nicola, queste scuole sono carissime. Come hai fatto? E come ho fatto? Sì, hai capito. Come hai fatto? È questo che vorrei sapere. Quello che ti do non ti può certo bastare per pagarti i corsi. Ma se quello che mi dai non mi basta nemmeno per andare al cinema. Appunto, e allora spiegaci. Si può pensare al peggio? Ma che vuoi che faccia? Che derubi le vecchiette? Che spacci la droga? E allora hai fatto dei debiti? No. No, ho degli amici che credono in me. La francesina, Beh, certo che a quella col mestiere che fa i soldi non mancano. Ma dico, almeno avessi fatto, che ne so, il guardiano di notte, il lavapiatti in un ristorante. Potrei anche berla, la tua vocazione, ma farsi prestare denaro da una ragazza. Lo sai che cosa sei tu? Sei un mantenuto. E sai che cosa è lei? Senti, non provare a insultare Camille. Smettetela voi due, smettetela. Nicola, vergognati, mi fai star male. Vergognarsi? Ma non sa neanche cosa vuol dire. Basta, basta. Nicola! Esci? Sì, con Angela. Sai, gli esami sono andati bene e vogliamo festeggiare. Non fare troppo tardi. Ti sto parlando del mio esame, ma a te sembra che non interessi affatto. Ma tesoro, l'idea che potessi essere bocciata non mi ha neanche sfiorata. E quanto hai preso? Ho avuto il massimo dei voti. Era previsto, no? Era previsto? Ma che dovrei fare per avere un complimento da te? Si può sapere? Rifletti, cara. Non si studia per avere i complimenti dalla madre, ma per costruirsi un avvenire, per l'idea che si ha di se stessi, o quantomeno per il piacere di istruirsi. Mamma. Sì? Ti posso parlare un minuto? Solo un minuto, sono già in ritardo. Dove vai? A teatro, c'è la prima dell'Otello. Ci viene anche papà? Non credo, è a cena con un editore inglese. Di che vuoi parlarmi? Beh, vorrei fare una festa per il mio compleanno. Ma certo, ho già qualche idea. Potremmo no, invitare mamma, quegli amici? Lo so io chi voglio invitare. E vorrei che tu mi permettessi di farla senza di voi. Angela mi darà una mano a preparare. Beh, papà, potreste andarvene in campagna. Mi dispiace, non è possibile. Perché? Lasciarti sola in casa per un fine settimana quando conosco solo una piccola parte dei tuoi amici. Ma io li conosco tutti, invece. Ne sei certa? È gente con cui vai a prendere un caffè dopo le lezioni. Non puoi dire di conoscerla. Non sai a che ambiente appartengono, non sai come si comportano, se bevono più del dovuto. Beh, non mi vorrei far credere che bevete solo latte e succo di frutta. C'è sempre qualcuno che non regge bene l'alcol, quando non si tratta poi di erba o chissà che. Ah, per favore, mamma! Non se ne parla neppure. Ma insomma, è il mio compleanno. Ti prego di non insistere. D'accordo.
e cerca di rientrare prima di me. Io il collo lo alzerei un po'. Se entra qualcuno, che gli raccontiamo? Sei la mia modella o no? Allora? Ma certo, come no? Non ti sembra di esagerare? Beh, è la soluzione migliore. Ciao, papà! Francesca! Aspettavo una tua telefonata. Allora? Ce l'ho fatta, 30 e lode. Che ti dicevo? E lei ne dubitava, pensa. Mi hai fatto felice. Senti, tu non ci crederai, ma mia figlia non mi ha mai deluso. Mi scusi, Battista, non l'ho neanche salutata. Ciao e congratulazioni. Mi dicono che tu scrivi sempre meglio. Chi gliel'ha detto? Sei stato tu, papà, eh? No, è stata tua madre. Davvero? Di solito non è interessata a quello che faccio, a meno che non le serva per fare bella figura in società. Bene, allora io vi lascio. Perché non vieni a cena con Thompson? È un tipo simpatico. Volentieri, ma devo andare a teatro. Ah, beh. Alla prima dell'hotel. Tu come fai a saperlo? Beh, non si parla d'altro ultimamente. Ci va anche mia madre. Bene, allora la inviterò a bere qualcosa dopo lo spettacolo e parleremo di te. Ciao, Giovanni. Ciao, Francesco. Buona serata. A domani. Siediti. Francesca, perché hai fatto quell'uscita su tua madre? Papà, scusami. Mi è scappata. Avete litigato di nuovo, eh? Non ha alcuna fiducia in me, perché crede che abbia ancora 12 anni. Di che cosa si tratta questa volta? Del mio compleanno. Dice che non posso invitare chi voglio alla mia festa perché lei non conosce i miei amici. Mio padre sa tutto. Sa tutto? Di che cosa? Del fatto che mi paghi le lezioni. E allora? Mi ha fatto una scenata assurda, mi ha dato del mantenuto. E tu lascialo parlare, no? Non pensare a quello che dice tuo padre. Pensa a lavorare per il saggio finale, piuttosto. A che punto sei con gli altri modelli? Li sto disegnando, vuoi vedere? No, adesso non posso. Devo passare in agenzia prima che chiuda. È importante. Va bene. Ti vedo dopo. Ma sì, certamente. Ciao. Hai passato una buona serata? Sì, grazie. C'era anche Battista. Sì, come fai a saperlo? Lo so. Ma perché mi guardi così? È stato lui a dirmi che sarebbe venuto alla prima. Ti è piaciuta l'opera? Sì, molto bella. Ti prendo qualcosa da bere? No, grazie. Francesca è rientrata. Sì, sì. Ah, ti ha detto che è andata benissimo all'esame. Mm-hmm. Siamo due genitori davvero fortunati. È una ragazza molto intelligente. Giovanni, vieni al punto, per favore. Che cosa ha fatto? È venuta al tuo ufficio a lamentarsi di me, vero? Ma è molto delusa dal tuo rifiuto di lasciarle la villa per la sua festa. Aspetta un attimo, non le avrei mica dato il permesso. Ma sei impossibile. Scusa, ma che problema c'è? Francesca è una ragazza ragionevole, io mi fido di lei. Non farebbe nulla di cui vergognarsi. Ti ringrazio davvero, perché stai rendendo omaggio all'educazione che io e soltanto io le ho dato. Tu non ci sei mai stato. Troppo facile fare la parte di Babbo Natale una volta ogni tanto, mentre a me resta il ruolo della cattiva, quella
impone, che rifiuta. Oh, Diana, ti prego. Ti prego un corno. Tu stai ridicolizzando la mia autorità davanti agli occhi di nostra figlia. Mi stai facendo perdere la faccia. Francesca ormai è maggiorenne, non ha bisogno di imposizioni. Semmai di qualcuno con cui poter parlare. Francesca è una ragazzina che non conosce la vita, che crede che tutto sia facile, tutto sia a portata di mano. Beh, ad ogni modo le ho detto sì e non intendo rimangiarmi la parola. Nicola! Che c'è? Lo sai che ore sono? La tua auto blocca il cancello. Arrivo! Tutti i giorni la stessa storia. Signor Brentano, sono Francesca Fasser. Ah, sì, certo, certo. Molto piacere. Silvia arriverà subito, venga. È andata un attimo a comprare i giornali. Salga pure in casa. O forse preferisce attenderlo in giardino? Sì, in giardino, grazie. Nicola! Eccomi! Puoi fare quello che vuoi dalle tue nottate, ma quando rientri a casa ubriaco e mascherato da sofà, non mettere il tuo ferro vecchio davanti al cancello, sono stato chiaro? C'è anche chi lavora in questa famiglia, o almeno lascia le chiavi nel cruscotto. Ah, ti sei svegliato bene stamattina. Non fare lo spiritoso. La prossima volta la tua carretta finisce dallo sfascio carrozza e senza ulteriore preavviso. E ho capito, papà, ho capito. E se hai capito, allora sbrigati. Sto incazzato. Di solito non tollero la presenza di nessuno qui, specialmente quando ho del sonno arretrato. Allora me ne vado. È molto interessante. Sei davvero bravo. Grazie. Ah, scusa, prima di andare, vorrei chiederti una cosa, Nicola. Non avresti del tempo libero in questi giorni? Voglio dire, per lavorare. Avrei una proposta da farti. Guarda che se ti sei messa d'accordo con mio padre per studiare insieme, te lo puoi proprio scordare. No, no. Guardando i tuoi disegni ho avuto un'idea. Tra 2 settimane è il mio compleanno e darò una festa. Mio padre mi ha chiesto di scegliere un regalo e adesso so cosa voglio. Voglio un vestito bellissimo da indossare quel giorno. Non potresti farlo tu? E se hai tempo, naturalmente. Ma, non so. Ci dovrei pensare. Ma dici sul serio? Hai visto soltanto qualche disegno? Ma certo che dico sul serio. È un'ordinazione. Devi solo dire il prezzo. Non lo so, non ho mai creato niente su ordinazione, non so proprio se sono capace. Tutto quello che ho fatto finora l'ho realizzato seguendo l'ispirazione. Buongiorno. Ciao, sei venuta a visitare il laboratorio d'arte sperimentale? Sì, ma sono stata un po' troppo curiosa. Io invece non lo sono abbastanza e vengo rimproverata per questo. Dio, che disordine, mi cadono le braccia. Ma purtroppo non posso entrare qui dentro neanche per fare un po' d'ordine. Senti, va bene, io te lo faccio, eh? Te lo faccio il vestito. Grazie. Un vestito per Francesca. Ah, voglio essere la prima a vederlo. Da quando in qua tutto questo interesse per quello che faccio, mamma? Oh. Naturalmente alla festa sei invitato anche tu e puoi portare degli amici se vuoi. Va bene. Chiamami tra un paio di giorni, eh? D'accordo. Ciao. 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 Principessa, come mai qui? Venga, si accomodi.
Ti ho portato questo. È un anticipo per il vestito. Denaro. Che cosa volgare. Spero che sia sufficiente per ora. Svengo. Uila. Disturbo? No, vieni. Ciao. Lei è Francesca, Francesca questa è Camilla. Molto piacere. Piacere. Ti ho scritto il mio indirizzo e il numero di telefono. Sì. Allora mi chiami? Sì. Bene, allora ciao. Ciao principessa. Grazie. È una tua conquista? No, è una cliente. Vuole un vestito. E poi semmai sei tu quella che rimorchia in giro alle feste e alle serate. È solo per il vestito. Stupida. Vado a Milano per una sostituzione. Festeggeremo al mio ritorno. Che fai? Parto. Scusa, non mi avevi detto che stavamo insieme questo fine settimana? Tu adesso all'improvviso parti. Beh, sì. Sono una modella, non un'impiegata. L'agenzia mi ha chiamato un'ora fa, ero libera, non potevo rifiutare. No, non sei libera! Non sei libera, Camille! Tu stai lavorando con me, adesso. È per pochi giorni, non fare scenate. È il mio lavoro? Che faccio col mio lavoro? Mi fermo per te, eh? La sfilata è fra 3 settimane, Nicola. Tornerò in tempo per le prove. Tu intanto lavora e non rompere. Camilla, vaffanculo. Grazie. E vaffanculo, senti. Porco Giuda. Sei uno stronzo, Nicola. È un lavoro ben pagato. Lo faccio anche per te. Io non sto parlando al mio creditore, sto parlando alla mia modella. Beh, se non sei soddisfatto del mio lavoro, dillo pure. Io ora devo andare. E va bene. Se devi partire, parti. Però t'accompagno io. Ma se devi lavorare, perché vuoi accompagnarmi? Non sei in ritardo? Lo so io perché. Lo so io perché. Chi t'accompagna? Forza, chi t'accompagna se no? Nessuno. Proprio nessuno. Avrei preso un taxi. Vabbè, forza. T'accompagno io. Andiamo. Non tirare. Andiamo? Forza! Sei davvero insopportabile. Sono un amico di Francesca. La signorina la sta aspettando? Sì, sì. Prego. Sono Nicola, io. Nicola, Brentano. Si accomodi, vado a chiamarla. Grazie. Appari sempre all'improvviso tu, eh? Osservare qualcuno a sua insaputa è il modo migliore per sapere chi è. Tu, ad esempio, quando sei con gli altri sei completamente diverso. E allora? Hai intenzione di infilarmi in uno dei tuoi romanzi? E perché no? Francesca? Ah, ecco mia madre. Però, si veste niente male la mamma. Sì, ma i tuoi vestiti hanno un altro stile, no? Ah, buongiorno, lei deve essere Nicola. Sì, infatti, mamma, ti presento Nicola Brentano. Salve. Spero di averla a cena una di queste sere. Così potrà parlarci un poco delle sue aspirazioni. Sì, con piacere. Vuoi vedere il vestito che sta facendo per me? Non ora, cara, siamo attesi. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, Francesca. Quello è tuo padre? No, è il direttore della nostra casa editrice. Ah. È lui che si deve sorbire tutte le presentazioni, giornalisti, cocktail. Mio padre li detesta. Beh, non mi sembra poi una gran fatica uscire con tua madre. No, infatti. Chiudi gli occhi. Vai.
molto bello. Ti piace? Mm. Ho pensato a un velluto nero, come questo. Vedi, che ne pensi? Velluto nero? Ah, lo adoro. Bene. Ti prendo le misure. Thank you.
siete stati? Come mai così tardi? Nicola, ha chiamato per lei una certa Camille Delaunay. Dice di essere rientrata da Milano e che l'aspetta. Ah, permette? Prego. Grazie. Che avete fatto finora? Dove siete andati? Camille. Ciao, amore. Come vedi, sono tornata presto, ho mantenuto la parola. Già. Come hai fatto a sapere dov'ero? Diciamo che ho avuto intuito. Credevo che ti sarei mancata, ma pare che non sia così. Che stai facendo? Senti, passo da te, eh? Rispondi alla mia domanda. Che stai facendo? Credevo che lavorassi. Che succede? Niente, perché? Che domande sono? Non succede niente. Sarà mai una voce strana. Senti, arrivo, eh? D'accordo, ciao. Ciao. Francesca, mi dispiace, ma devo rientrare subito. È tornata Camille, la mia modella. Devo lavorare su di lei. Lavora su di lei? Deve essere appassionante. Si tratta del mio saggio. Ah, il saggio. Torni domani? No, vieni tu. È meglio, ci vediamo a casa mia. Il vestito sarà pronto. Sì, va bene. Arrivederci, signora. Arrivederci. Ciao. E questa Camille? La conosci? È la sua ragazza? Così sembra. E allora perché ti gira intorno in questo modo? È venuto qui per il vestito, mamma. E l'aquilone che c'entra? Francesca, non credo che permetterò che tutto questo avvenga sotto i miei occhi senza dir nulla. Senti, Nicola è un ragazzo simpatico, noi siamo soltanto amici. Ma andiamo, da come lo guardi si vede benissimo che ne sei innamorata, se ne accorgerebbe chiunque. E se non è lui a girarti intorno, allora sei tu che cerchi di attirarlo e di piacergli. Anche se fosse, che c'è di male? Devi ammettere che questa storia è veramente assurda, dal momento che lui ama un altro. Ma insomma, mamma, non puoi vedere le cose con un po' più di indulgenza? Non ti capisco. Non puoi essere più tollerante. Francesca, questo ragazzo non è per te. E poi fai attenzione, questi pseudo-artisti spesso non hanno alcuna moralità. Ciao, Nicola. Camille, mi presti il tuo tailleur verde? Sì, prendilo, è nell'armadio lì fuori. Grazie. Come va, Giorgio? Andiamo, dai. Ma che è un casino sta casa? Ma che cos'hai adesso? Beh, potresti anche coprirti, che cazzo, porca miseria. Quella entra senza bussare, insieme a quel... Come si chiama quel fresco buffo lì, che ti guardava con due occhi grossi così? Che sei geloso? Ma se permetti, mi dà fastidio. Con lui è tutto finito, io quando chiuso, lo sai bene. Sì, e lui quando ti guarda ricomincia. Beh, probabilmente perché mi trova bella. Ma che dici? Ma che cosa dici? Ma allora vai a farti guardare da lui. Ma io non le capisco queste cose. Porca miseria. Questi pseudo-artisti non hanno moralità. Così mi ha detto. Mi ha trattata di nuovo come una bambina. Ma sì, d'accordo. Però, insomma, io non me la sento di darle completamente torto. Vorrei giocarti l'esistenza per questo primo sentimento. Se tu potessi capire quello che provo, papà. Lo ami? Esiste l'amore a prima vista, no? E allora vivilo, questo tuo amore, senza pensare a nient'altro. Tutto passa, tutto si cancella. E credimi, molto in fretta. Mi sei mancata. Me lo immagino. Che vuoi fare stasera? Lavorare con te. Per questo sono tornata. Sei andato avanti? No. Stai scherzando, spero. No. Cosa hai fatto durante la mia assenza? Ho finito il vestito di Francesca.
Mi prendi in giro? No. Il saggio è tra 2 settimane e tu perdi tempo con quella ragazzina. Probabilmente è la cosa migliore che ho fatto. Che stupida. È io che potevo restare a Milano a divertirmi. A mangiare tartine di caviale tra una scopata e l'altra, eh? Sta attento a quello che dici. E non mi toccare. La verità scotta. Ogni volta che ti cerco quando sei fuori non ti trovo. Non voglio sentire nessuno quando lavoro. L'altra mattina ho chiamato in albergo e mi hanno detto che non eri nemmeno rientrata per dormire. Lavori anche la notte? Ma che cavolo ci faccio di notte? Mi rendi ridicolo, non fai altro che raccontarmi cazzate. Non mi rispetti. Sei tu che mi soffro. Non ce la faccio più. Sai che succede quando incontro un uomo vero, equilibrato e premuroso? Riesco anche a dimenticare che esisti. E non cercare di scaricarmi le tue angosce. Perché l'unico modo per avere successo è lavorare. E non posso farlo per te. E adesso vattene, per favore. Mi fai schifo. Il vestito è pronto, manca solo l'orlo. Puoi venirlo anche a prendere domattina se vuoi. D'accordo. Vuoi venire a cena a casa mia una di queste sere? Mi piacerebbe, ma devo lavorare per il saggio. Guarda, sono completamente a secco, non ho più un'idea. Non ho più la mia modella. Che cosa è successo? Camille non lavora più con te. Abbiamo litigato. È colpa mia, colpa mia. Gelosia. Una gelosia del cazzo. Non ho chiuso occhio tutta la notte. Questa sfilata è molto importante per te. Ci sarà un modo per fare pace, per convincerla a tornare? Non lo so, guarda, non so più niente. Ma lei ci crede in te, ti ha aiutato fin dall'inizio. Vedrai che non ti abbandonerà ora che ne hai bisogno. Se sei tu che hai torto, sei tu che devi fare il primo passo. Chiamala. Se non altro ti sarei comportato correttamente con lei. Lo farai? Ma sì, lo farò. Lo farò. Pronto? Pronto, Nina. Sono Nicola. Mi passi Camille, per favore. Nicola, ecco, Camille è uscita. Sì, vabbè. Senti, dille che mi dispiace per ieri. Che ho bisogno di lei, devo lavorare. Glielo dici? D'accordo, glielo dirò. Vabbè, ciao. Senti, se vuoi, Camille, posso farla io la sfilata al tuo posto? No, sei gentile. Grazie, Nina. Ho dato la mia parola e la manterrò. Non voglio avere niente da rimproverarmi. D'accordo. Assegnato all'allieva Donatella Rizzoli. Neanche una menzione. Con decisione unanime della giuria si è classificato primo l'allievo Nicola Brentano. Nicola!
salvato, lo sai. È grazie a te che ho vinto questo premio. Grazie a me. Ma sì, non ti ricordi com'ero depresso? Non riuscivo più a lavorare. Allora mi sono messo a guardare il tuo vestito e mi è venuta voglia di creare altre cose. Cose su quel genere. Che fossero belle. Questo non è il momento di perdere tempo, Nicola. C'è qualcuno che vuole conoscerti. Sbrigati. Vieni con noi. No, ti ringrazio. Devo tornare a casa. Ci vediamo. Ho una proposta da farle, Brentano. Vuole entrare nel mio atelier? Sono disposto ad assumerla. Come apprendista, si intende. Le manca dell'esperienza. Venga a farla da noi. Lei è veramente gentile. La ringrazio. Mi telefoni fra 2 settimane, d'accordo? È stupendo, Nicola. Sono felicissima. Ce l'hai fatta. Ti amo. Diventerai lo stilista più famoso d'Italia, ne sono convinta. Secondo te parlava seriamente? Sì, lo conosco. È una persona che mantiene sempre la parola. L'importante è che tu sia sicuro di te. Mi volevi? Sì, ti ringrazio di essere stato puntuale. Ho una seduta alle 2. Siediti. Mi spieghi che cosa vuol dire questo mandato di comparizione che ho trovato sulla porta del mio atelier? Non c'è niente da fare. Qualsiasi cosa io faccia per avvicinarmi a te, tu la interpreti negativamente. Sono quasi 8 giorni che non ti si vede in casa. Entri e esci a degli orari incompatibili con i miei. So che stai facendo di tutto per evitarmi, ma avevo bisogno di parlarti. È possibile? Sì. Ah. Ecco, tua madre dice che tu hai del talento. E questo deve essere vero, dato che hai appena preso un premio. Io ho riflettuto a lungo. Bene, accetto. Segui pure la tua strada, visto che hai deciso così. Ma non approvo i mezzi che hai utilizzato per fare carriera. Perciò tu ora rimborserai a quella giovane i soldi che lei ha tirato fuori per te. Io desidero che tu ritrovi la tua indipendenza, ma pongo una condizione. Dovrai assolutamente terminare gli studi di giurisprudenza. Ma non credo che avrò tempo per studiare. Io sono sicuro che tu ci riusciresti. Io credo molto in te. Angelo, alza un po', non si sente niente. Allora non ci vogliamo proprio capire. Intanto, se non lo sai, l'inquinamento acustico è uno dei mali maggiori dei nostri tempi. E poi la mamma di Francesca ha detto proprio a me. Io vado in discoteca con i miei amici. E poi che fai? Ancora non lo so, dipende dagli altri. Vabbè, allora buon divertimento, io vado da solo. Vedo che ti sai organizzare anche senza di me. Scusa, per una volta che ti chiedo di andare da qualche parte. Insomma, io ci voglio andare e ci vado, tutto qui. Lo sai perché non mi va di venirci. Perché? Sei ridicolo. Non vuoi ammettere che vai lì per continuare la tua storiella con Francesca Fassaro. Perché ci dovrei venire? Per non farti sentire in colpa. Ma come pretendi che venga la festa di una che vuole portarti via? Io vado, eh? Nicola, non farlo, potresti pentirtene. Guarda che se esci non metterai più piede qui dentro. Per
Per riavere bianchissimo un mucato molto sporco, cosa fa? Faccio ammolli, prelavaggi. Con d'asciultra non serve, basta il semplice lavaggio. Io credo solo quando ho provato. Allora, com'è andata con questa d'asciultra? È andata benissimo. Guardi questo lenzuolo, un bianco splendido, brillantissimo. Questo d'asciultra è eccezionale, guardi anche questa federa. Qui c'erano macchie di trucco rossetto, di quelli indelebili. Senza prelavaggio, senza niente, ed è perfetto. Decisamente candido. Tornerebbe al suo sistema tradizionale? No, guardi. Da asciultra, più bianco, non si può. Le cose più naturali sono anche le più semplici. E Kellogg's Complex sono proprio così. Fiocchi di mais al naturale. Niente conservanti, niente additivi. È scritto tutto qui? Ma dove è scritto che sono così buoni? Kellogg's Complex, buoni di gusto, buoni con te. Gillette presenta Sensor, il nuovo sistema, la nuova tecnologia che cambierà il tuo modo di raderti per sempre. Le due lame di Sensor sono montate su molle straordinariamente sensibili e ciascuna sente in ogni momento le caratteristiche uniche del tuo viso e vi si adatta automaticamente. Nessun altro rasoio rade più a fondo. Il nuovo rivoluzionario Gillette Sensor, la rasatura migliore che un uomo possa ottenere. Il mio tentativo di oggi è quello di tramutare lo stadio in piazza, di non far sì che il concerto sia un monologo, ma sia un dialogo vero. Film, storia, concerto, da una trionfale tournée Antonello Venditti da San Siro a Samarcanda. L'amore insegna agli uomini. Ciao Andrea, dai, andiamo tutti al torrente. No, non posso, stiamo aggiustando la moto del nonno. Vai pure, il difficile è fatto. Prendo lo zainetto e anche i tegolini. Da una morbida crema di cacao e latte nasce il nuovo tegolino, con soffice pan di Spagna e teneri riccioli di cacao. Il nuovo tegolino, ancora più soffice, ancora più gustoso. Mangia sano, torna alla natura, con un Mulino Bianco Barilla. Ciao papà. Come ciao, giovanotto? Quanto mi vuoi bene? Tanto. Tanto quanto? Un milione di miliardi. E basta? Vero papà che mamma è bellissima? Sì, vero. Certo che è bellissima. Ah papà, perché i cani alzano la gamba quando fanno pipì? Per reggere il muro. Perché i formichieri mangiano la formica? Per via del nome. Se mangiassero le mosche si chiamerebbero moschettieri. Aspetta, e perché abbiamo i peli se sono superflui? Perché non lo so, non lo so. Hai un papà ignorante, sei contento? Senti Luca, ma quando ci parli del telefono, mamma che ti dice? Beh, mi chiede come sto, mi dice come sto. Papà! Uffa, che c'è? Ti voglio tanto bene. Thank you.
forza. Chi vuole bere? Grazie. Certo che qui è un mortorio, ma si può alzare un po' la musica. Come no, c'è Angelo laggiù che è il nostro DJ. Angelo, avanti, metti qualcosa di diverso. Ma perché, scusa, questo non va bene? Va bene, però poi la mamma di Francesca... Il primo ballo è per te. Che c'è, hai cambiato idea? Non sono qui per controllare. Stai tranquillo. Volevo dare un'occhiata. L'ambiente è carino, i ragazzi non sono niente male. Ne ho visto. Andiamo. No, ma di cosa hai paura? Fa come se non ci fossi, d'accordo? Tra un po' me ne vado.
Salve, Angela. Buongiorno, signora Fasser. Devo dire che mi aspettavo molto peggio, invece è tutto in ordine. Congratulazioni. Oh, grazie. E Francesca? Francesca... Vado a cercarla. Manuela, ma Francesca non è ancora sveglia? Angelo, che ci fai qui? Che ci faccio io qui? Che ci faccio io qui, Ma ragazzi... Dopo aver pulito tutta la terrazza, gli è venuto un colpo di sonno e allora gli ho detto di andarsi a riposare. 2000 cicche, signora, sparse in tutto il giardino, adesso è uno specchio. Comunque qui nessuno ha risposto alla mia domanda. Dov'è Francesca? Sono qui. Ah, buongiorno a tutti. Ciao. Ho dormito a casa di Nicola. Non ti arrabbiare. Ti racconterò, è stato un caso di forza maggiore. Io ho un appuntamento alle 11, devo andare, scusate. Siete stati così carini, avete messo tutto in ordine. Sì, carini, si dice sempre così, dopo. Ciao, grazie. Ciao. E allora? Le spiegazioni a più tardi, se non ti dispiace. Voglio dormire un po'. Ma se vuoi saperlo, Nicola ha lasciato Camille. Non m'ero sbagliata, come vedi. Ciao, e tu che ci fai qui? Non dovevi rimanere a Milano? Sì, ma non ne potevo più. Nessun messaggio? Sì, tuo fratello. Ha detto che puoi chiamarlo in ufficio. Starà lì tutta la mattina. E Nicola? Nicola pare che stia bene. Credo che questa volta tu sia riuscita a sbarazzarti di lui. Ah, sì? Sì. E secondo me non hai perso molto. Dopo quello che ho fatto per lui. Dai, Camille, non te la prendere. Mi tormenta per 2 anni con la sua gelosia e poi corre dietro alla prima che se lo porta a letto. Che squallore quella borghesuccia di merda. Se vuoi sapere come la penso, i vostri litigi erano diventati ridicoli. La cosa importante è che sia finita. Se crede che gliela dia vinta, si sbaglia di grosso. E comunque non può fare a meno di me. Sarà lui a tornare. No, le hai detto così. E lei che risponde? Niente, avevo paura che svenisse. Beh, considerando che le faccio quasi schifo, non è male. Ma che, le piacerai da morire. Tu vieni da un'ottima famiglia, per lei questo è essenziale. E poi tra un po' diventerai famoso. E lei è così snob. Ma l'opinione alla quale tengo veramente è quella di mio padre. Lo conoscerai, è un uomo meraviglioso. E gli hai già parlato di me? Certo, gli ho raccontato tutto, ho solo sorvolato sui dettagli. Dettagli? Dettagli? Hai tra le mani il più grande amante dell'universo e tu certe cose le chiami dettagli. Avevi già conquistato il mio cuore, il resto non è che una formalità. Non mi toccare, sai, non mi toccare, non mi toccare! Il tuo corpo è così dolce, lo voglio colmare di gioia. Non potremmo cominciare subito? Andiamo a casa? Casa mia. No, se ci vedesse tua madre sarebbe imbarazzante. Andiamo a casa mia invece. Mia madre è in campagna e mio padre è in viaggio d'affari. Saremo assolutamente tranquilli. Andiamo? E va. Andiamo. Thank you.
Lavori anche la domenica? Non sai pensare a altro, eh? Sì, pensavo a te. Telepatia, probabilmente. Hai la voce dei tuoi giorni, no? C'è qualche problema? Sì. E che cos'hai? Sei malata? No, insomma, un po'. Ah, hai di nuovo litigato con Nicola, eh? Ma si aggiusterà. No, non questa volta. Lo hai lasciato definitivamente? Beh, più o meno, ho scoperto che è un'altra. Paul, sapessi come sono delusa. Di la verità, sei delusa, ferita o soltanto offesa? Guarda in faccia la realtà, Camille. Non ci tenevi più tanto. Avanti, Paul, lo sai che non è così. Non riesco a credere che sia finita. Almeno ti servirà di lezione. Tu fai confusione tra cuore, letto e affari. Certo che tu sai sempre come consolarmi, eh? Senti, torna subito a Parigi, eh? Altrimenti verrò a prenderti io. D'accordo, hai ragione. Prenderò un aereo domattina. Mi puoi ospitare? Che domanda. Sei il mio unico amore. Stai diventando sentimentale con l'età, lo sai? A domani, ti abbraccio. Ti abbraccio, fratellone. Ciao. Ciao. Lei non ha mezzi termini. Adora suo padre. E mi odierà.
Io non so proprio che dirti. Io invece sono così disgustata. Solo adesso capisco tutto, che schifo. Forse si ama. Sì. L'hai vista, sembrava una ragazzina. Non devi essere così dura con tua madre. Se mio padre venisse a saperlo ci soffrirebbe. Lui la ama. Forse lei ama anche tuo padre. Può succedere, no? No, non è possibile amare due uomini. Ma no, certe volte capita di amare due persone e non poter fare a meno né dell'una né dell'altra. Può capitare nella vita. Per farle soffrire tutte e due, è così che faresti tu? No, che c'entra? Vai. Che dovrei fare con mio padre, secondo te? Niente, io penso niente. Lascialo in pace. Hai ragione. Dai, su. Nicola, c'è una lettera per te. L'hanno portata a mano. Ancora perderai l'aereo. Non ha funzionato, non si fida. Aspetterò ancora un po'. Vuoi che lo chiami a casa? Forse è lì. No, ti ringrazio, non servirebbe a niente. Ormai non viene più. Allora saluta tutti, eh? Sì. E mi raccomando, fai la brava. Anche tu. E cerca di stare più tranquilla. D'accordo. Nicola. Nicola. Ciao. Oh. Sapessi come sono contenta, non ci speravo più. Come stai? Bene. A che ora parte l'aereo? Alle 11. Se vuoi ti accompagno io. Davvero? Sì, sì. Senta. Per la corsa che non ha fatto. Grazie. Non mi chiedi neanche perché parto. Perché parti? Questa volta non ritornerò. Avevo capito. E non ti frega niente, tanto non ti servo. Non cominciare, Camille, non cominciare. Lo sai bene che non puoi vivere senza di me, Nicola. Stronzate. Non negarlo, siamo fatti l'uno per l'altro e tu lo sai bene. D'accordo, non posso vivere senza di te, ma non posso neanche vivere con te, mi sembra evidente, no? E questo che cosa significa? Non hai più bisogno di me perché c'è Francesca. Senti, lascia stare Francesca, eh? No, è la verità e tu lo sai. Senti, smettila per favore, falla finita, non serve a niente. Piantala per favore. Piantala. Non ti voglio più sentire, non ce la faccio più io. È meglio per tutte e due, lo capisci? Lo capisci questo? No. E vabbè. E invece lo devi capire. Stronzo vigliacco. Stai calma, stai calma, stai calma! Anche con lei, avanti.
te. Dimmi che mi ami. Avanti, dimmelo. Dimmi che mi ami. Dimmelo. Dimmelo. Smettila, smettila, sennò! Sennò cosa? Perché? È venuto a trovarmi, non te l'ho detto?
L'ha riportata a Parigi. Senti, Nicola, io credo che da tutta questa faccenda tu abbia imparato abbastanza per decidere una buona volta di lasciar perdere. Insomma, guarda in faccia la realtà. È ora di voltar pagina. L'ha riportata a Parigi. Lei è andata via e tu non mi hai detto niente. Ma quando la pianti? Quando la pianti di voler pianificare la vita di tutti? Senti, non avrai intenzione di ricominciare a correrle dietro. Non avevi il diritto di nasconderlo. Non avevi il diritto. Tu mi hai nascosto tante altre cose. Per esempio che non è stato un incidente. Me lo sono sciroppato io, il signor Delaunay, che sputava veleno su tutta la nostra famiglia. Cosa che credi? Che cazzo c'entra la famiglia? Cosa c'entra? Ne ho fin sopra i capelli della fottuta famiglia Brentano, io. Non me ne frega niente, niente. Tu a volte fai paura. Sei un bambino, sei un irresponsabile. Ma io non pensavo che saresti arrivato a una cosa del genere. Dico, ma non ti rendi conto che rivederla sarebbe un disastro anche per lei? Non ti basta che Camille, per quello che è successo, porterà dei segni permanenti? Che cosa? Posso sapere che cosa ha adesso? Ci saranno dei postumi. Potrebbe rimanere invalida. No. Eh sì. No, papà. Purtroppo sì. Nicola, dove vai? Francesca, non avete usato niente. Che ci vuoi fare? È successo. E adesso cosa fai? E che devo fare? Beh, almeno diglielo. Non gli permetterà di andare in giro così, come se niente fosse. Certo che glielo dirò, ma non adesso. È un periodo difficile per lui, non gli voglio dare altri problemi. A me pare che sia lui che te ne ha dati. Angela, aspetto un bambino dall'uomo che amo, sono così felice. Se glielo dico al momento sbagliato, potrei rovinare tutto. Questo per me è un bellissimo giorno. È il più bello della mia vita. Yeah.